momento. Permettete che chiuda la finestra. Perché? Per il professor Sira, un po' sofferente, ma fregato. Questo sì, la professore di ginnastica a quell'età potrebbe ritirarsi. Ma che volete, gli mancano 3 mesi per aver diritto alla pensione. Chiudete, chiudete pure, Boldani. Professor Sira, potete entrare. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Come state, professore? Male, male. La palestra di ginnastica è piena di correnti d'aria. Fate il piacere di comprarmi del bicarbonato. Ma per la costipazione non ci vuole il bicarbonato. Sì, lo so, ma è un compeso qui allo stomaco. Anzi, dato che ci siete, comprate anche delle cartine di salicilato e un cerotto per pelli. Ma professore, con tutti questi impicci ve lo rovinate facile. Cosa volete che faccia? Bisognerà pure che mi curi. Ce l'ho io il sistema infallibile per curare tutte le malattie. Quale, quale? Un buon bicchiere di vino a digiuno e 3 dopo magnato. Ma questo è un veleno. Se fosse un veleno sarei sotto terra già da 20 anni. Sila, voi che siete pratico di tutti gli sport, ditemi un po', è difficile imparare a sciare? Non so, non ci ho mai provato. Vorrei andare in montagna, approfittando delle mie vacanze di Natale. Piacerebbe anche a me, ma che volete con questa mia maledetta sciatica? Ah sì, poverino, anche mio marito non può venire, soffre tanto per la sua gotta. Signora direttrice. Scusate, signora direttrice. Ho il rammarico di dover segnalare l'eccessiva indulgenza della signorina Malgari. Risulta infatti che essa non prende nota dei ritardi delle allieve e perciò le allieve ne approfittano con evidente nocumento per il loro studio e disdoro per la scuola. Capisco, capisco, ma forse la Malgari è ancora troppo giovane. Anch'io sono stato giovane, ma ho ritenuto mio dovere essere sempre giustamente severo. Io credo che la signorina Malgari sia rimasta più allieva che professoressa. E appunto questo è il male. Essa non ha la coscienza né la maturità dell'insegnante. Che cosa logicamente ne consegue? Che la scolaresca è indisciplinata. Per esempio, l'altro giorno ho interrogato l'allieva Lenci su una questione elementarissima. Le ho chiesto che cosa si ottiene da un composto di cloro e ammoniaca. Come vedete, signora direttrice, una domanda semplicissima. Oh. Ebbene, sapete che cosa mi ha risposto? Mi ha risposto che si ottiene della puzza. E così sempre. L'unica materia dove le allieve ottengono dei buoni voti è la corrispondenza commerciale insegnata appunto dalla signorina Malgari. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Dopo 100 lettere, ed eccole qua una che non sa ancora che Hartmann si scrive con 2 N e non con 1. E che importanza ha? Tanto il signor Hartmann non riceverà mai questa lettera. A proposito, mi sapete dire perché fate sempre scrivere a questo nome? Che volete? È nel libro di testo. Ormai sono 10 anni che le lune scrivono lettere a questo Alfredo Hartmann. Ma è monotono. Perché? Ormai ci siamo abituate. È come un amico che ci pare di conoscere da tanto tempo. Un buon amico lontano, rassegnato, paziente, a cui si può scrivere tutto quello che si vuole. Già, e che ha il vantaggio di non esistere. Appunto. Da 10 anni le alunne gli ordinano delle merci che gli non manderà mai. Da 10 anni riceve i nostri reclami ai quali non risponde mai. Non si lamenta, non protesta, non si arrabbia mai. Un carattere invidiabile. Proprio così. Ma sapete che a volte mi par quasi di vederla davanti a me? Io penso che dovrebbe essere alto, slanciato, bruno. Un bel ragazzo, insomma. Perché me lo immaginate così? Perché? Perché se devo immaginare qualcuno preferisco immaginarlo come piacerebbe a me. Vienna ha ricevuto una lettera piena di insolenze da un'alunna di questa scuola. Maddalena Lenci, tocca a voi spiegarmi. Scusate, scusate tanto per il ritardo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vi ringrazio per la polverina che mi avete consigliato. Questa notte non ho tossito neanche una volta. È migliore. Conto che l'avevo ordinato il medico della scuola. Allora, Maddalena Lenci, confessate di aver scritto la lettera? Lo confesso. Signora direttrice, questa dichiarazione può considerarsi una circostanza attenuante. Niente affatto. La colpevole confessa perché sa che comunque la sua colpevolezza sarà provata quando avremo la lettera. Procediamo con ordine. Lenci, vorremmo sapere da voi. Avanti. Che cosa volete? Voglio fare da testimone. E chi vi ha chiamata? Signor professore, cosa della massima importanza. Io sento il dovere di dire che la Lenci ha mentito. Cosa intendete dire? Appunto quello che ho detto, signora direttrice. Non è vero che la Lenci ha scritto la lettera? Ah, questa poi. Chi l'ha scritta allora? Nessuno. Attento, la lettera è scomparsa, si può negare tutto. A quanto pare ci troveremo di fronte a un miracolo, una lettera che si è scritta da sé. No, signor professore, la verità è che la lettera non è mai esistita.
Insomma, Nancy, ditemi voi che cosa c'è di vero in tutto questo. Tutto. Signora direttrice. Ecco qua la lettera. Nancy, venite qui. Siete voi che avete scritto questo al signor Alfredo Hartmann? Sì, io. Leggete e passatela agli altri. Oh, è allucinante. Ma signora direttrice, questa lettera è stata scritta... Questa lettera è stata scritta da me. Vi prego, signorina Malgari, non cercate di difendermi. Signora direttrice, ho scritto io la lettera e ne assumo tutta la responsabilità. Nancy, seguitemi in direzione. Anche voi, signorina Malgari. Oh, quale precoce perversità. Il signor Hartmann probabilmente è un uomo serio, importante. Può darsi anche che sia malato? Ricordo benissimo. Nel 1900. Signore e signori, credo che noi decideremo senz'altro che Maddalena Renzi non frequenti più la scuola, pure permettendole di presentarsi all'esame come allieva privata. Bene, bene. Potete ritirarvi.